Amici del Grande Volley, ben ritrovati. Pala Revat di Vicenza, quarta giornata di ritorno del campionato di Serie 2 femminile. Di fronte alle formazioni Aminetti, Banca Popolare di Vicenza, la Cerat 85 San Vito dei Normanni, squadra della provincia di Brindisi. All'andata si imposero le pugliesi e questa sera invece le biancorosse di coach Mauro Marasciullo cercano di prendersi la rivincita, non fosse altro perché questa partita potrebbe rappresentare una svolta, nel senso che sono in palio punti importantissimi e soltanto c'è il muro, il primo punto delle pugliesi sul muro appunto. Dicevo che questa partita mette in palio punti importanti dal punto di vista salvezza in entrambe le parti. Sì, le squadre sono lì, una addirittura Vicenza è il quinto posto in classifica in piena zona playoff e poi lì a ridosso le pugliesi, però è anche pur vero che queste due squadre stanno prima di tutto perseguendo quello che è l'obiettivo primario stagionale, quello di andare a cercare i punti salvezza, a raggiungere la quota salvezza quanto prima. A Vicenza ne mancano pochissimi, forse vincendo già stasera potrebbero festeggiare anzitempo la salvezza, se non matematica, virtuale, quindi staremo a vedere. 1-1 il punteggio intanto, e vediamo Sofia Rimattei, muro fuori, è il secondo punto per Vicenza. Sofia Rimattei, migliore top scorer italiana del campionato, non si smentisce, eccolo qua, un primo piano. In battuta la bulgara Petia Ljubomirova Zekova, eccola qua. Vicenza gioca con Ivana Popovic numero 5, Sofia Rimattei numero 7, Flavia Sirelli 13, Zekova 14, Pacagnara 15, e adesso c'è il muro. 3-1, Vicenza prende un mini break, ancora Petia Zekova in battuta. Ricezione, così così, ci prova San Vito, niente da fare, Vicenza può gestire questa palla che arriva su Sofia Rimattei, palla dentro perché è stata toccata. Toccato, altro punto per Sofia Rimattei che porta sul 4-1, allunga Vicenza più 3, il vantaggio delle Beriche con la Petra Zekova molto positiva dal punto di vista delle sue battute, quando c'è lei, è stato un punto dietro l'altro. Vediamo un po' adesso, attenzione l'attacco, buona difesa di Vicenza, e c'è Muri che alza e c'è un altro punto per Vicenza sotto rete, un'infrazione pugliese, 5-1, e c'è subito il time out chiesto da coach Cosimo Lorecchio, quello arrivato da Yolanda Semeraro, mentre la panchina di Vicenza ovviamente è comandata da Mauro Marasciullo, il suo vice Maurizio Baraldo. Si riprende a giocare, 5-1 il punteggio dopo il primissimo, diciamo così, scampolo di partita. Adesso ancora Vicenza si difende bene, può allungare e va con Sofia Rimattei, 6-1. È importante prendere il largo subito, far vedere un po', far valere la legge del Pala Revat che dura da moltissime partite. È stata una sola sconfitta interna in questo campionato per Vicenza e poi sono state tutte vittorie. Quindi si va adesso Zekova, brutta ricezione, questa volta ricezione sbagliata da parte di Anusic, Sani Anusic, la schiacciatrice serba. 7-1, bruttissimo inizio delle pugliesi che dopo l'1-0 iniziale sono crollate sotto questo momento importante di Vicenza. Zekova si piove palla, ricezione buona in questo momento, l'alzata niente da fare, 8-1, si va sull'8-1 addirittura il primo time out tecnico, mai visto un vantaggio al genere fino adesso per Vicenza in casa, ma chi ben comincia. Si riprende a giocare, 16-9, primo set in questa gara, quarta giornata di ritorno al campionato di Serie A2. Vicenza avanti 16-9 sul San Vito dei Normanni, adesso prova a salvare palla Zekova, non vi riesce, 16-10,
ma mi pare che Vicenza fino a questo momento, storia di un solo primo set, possa così essere fiduciosa, però si sa. La battuta, Zilio, perfetta, poi Muri, Zecova, si salva San Vito sotto rete, no, non può attaccare come vorrebbe, poi ancora Muri per Zecova, il muro su Zecova questa volta, firmato da Arico, 16-11, piano piano come le formichine si stanno riavvicinando le pugliesi. Vicenza ha 5 punti di vantaggio, sono una certa garanzia però. Ancora il muro su Popovic. 16-12. Eh sì, adesso comincia a diventare un po', non dico complicata, ma partita riaperta, se non altro da San Vito. Muri. Assirelli fuori. 17-12. Petr Zecova, servizio Petia, Anusovic, poi pesce, poi grandissima conclusione della cubana Elisangela, della brasiliana Elisangela Pereira de Souza, un fisico possente, davvero brava, statuaria. Adesso al servizio Arico, attenzione perché questa sbaglia questa volta, 18-13, è una bella, un bel siluro Mr. Pershing, però adesso c'è un cambio, entra Giada Gorini al posto di Flavia Arsirelli. Gorini un'ottima, ottima la battuta Gorini. Mauro Marciullo trova subito il cambio. Vediamo se saprà rispondere alla fiducia del tecnico. Buona ricezione di San Vito e può attaccare con Elisangela. Buona ricezione. Fuori però. Ha cercato di reagire Vicenza. Una quasi difesa. 18-14, 4 punti di vantaggio. Elisangela, Pereira de Souza alla battuta, perché spiove, Arimatei, Muri, richiamo su Arimatei che non può attaccare come vorrebbe, attenzione San Vito adesso a Nusovic, il muro di Stevi Pacagnella e Popovic, 19-14, nuovamente 5 lunghezze di vantaggio, altro cambio Vicenza, entra col numero 9 Irene Gomiero, detta Gomi. Ogni giocatrice ha sulla maglia vicino al numero, sulla sinistra, a sinistra del numero ha il suo, diciamo così, cognome, nomignolo, soprannome, nome d'arte. Vabbè, eccola qua, Gomi va in battuta. Buona ricezione. Pesce, Anusovic, ancora il muro, fuori di un soffio. Fuori di un soffio, sì sì. Ragione l'arbitro, 19-15. Ma ci si avvicina questa fatidica quota 20. Battuta Positello, Rimattei, Muri, Pacagnella! 20-15. Rientra Popovic. Esce Gomiero. Sofia Rimattei alla battuta per Vicenza. Buona ricezione anche se non perfetta. Poi la palla è di Facchinetti che mette punto 20-16. Se si fa botta e risposta cambio palla. La battuta
Pesce al servizio, spiove palla, buona di Mattei, Pacagnella, Vicenza può contrattaccare, Muri per Secova, fuori, 21 punti per Vicenza sul muro fuori di San Vito e Normanni, 5 punti ancora di vantaggio, e quel gap iniziale che Vicenza ha ottenuto, un 8-1 addirittura, che comunque adesso conserva gelosamente e sta sfruttando al meglio, ma mancano ancora 4 punti per chiudere il set. Steffi Pacagnella, la capitana in battuta. Attacco che Vicenza può difendere, Rimattei, Popovic, poi a Nusovic, Pesce, Aricò, poi ancora Vicenza che può contrattaccare, Zekova, mamma mia, la sventola, però niente da fare. Il muro, attenzione, no, si salva, no, niente da fare, c'è il quarto tocco, secondo l'arbitro 22-16, si va alla battuta per Vicenza che allunga a 6 le lunghezze di vantaggio. C'è il time out chiesto dal coach Cosimo Lorè, coadiuvato da Yolanda Semeraro. Steffi Pacagnella, 22-16 Vicenza, primo set, mette in difficoltà San Vito, ma no, adesso niente da fare. E San Vito che passa da una palla difficile, è riuscito comunque a ricavarne un punto, di 22-17, più 5 Vicenza, primo set di questa gara, che ricordo è valida per la quarta giornata di ritorno al campionato di Serie A2. Vicenza al quinto posto nella classifica generale, in piena zona playoff, insomma al termine della zona playoff, ma in zona playoff, subito dietro le pugliesi. Adesso attenzione, si complica la vita un po' San Vito, e c'è un altro punto, questa volta di Aricò, 22-18, da meno 6 a meno 4, mentre le pugliesi che non mollano, giustamente. Sani Anusic, flottata questa battuta, Moro, Muri, Ale che si va con Petra Zekova, particolarmente ispirata insieme a Sofia Rimattei, nella prima parte Sofia, adesso la seconda Zekova, 23-18 più 5. Anusic, poi il muro non riesce a contenere questo attacco di Facchinetti, brava, perché l'abbiamo vista fare due o tre cose molto carine. 23-19. Eccola qua Facchinetti. Spiove palla, Rimattei, Muri. E la Zekova, ancora una volta la bomba, 24-19. Siamo alla palla del set per Vicenza, in questo primo set. Entra Marilyn Strobbe, ricordo qualche partita recuperata a Vicenza dopo un lungo infortunio. Esce Petra Zekova, Strobbe in battuta. Eccola qua, Marilyn Strobbe ha in mano il pallone della possibile chiusura del set, ma bisogna vedere. E in effetti procura a San Vito e Normanni una grana, perché adesso deve subire il muro invece Vicenza, poteva essere la palla buona per Vicenza, è 24-20. Non sfruttato questo primo set point. Esce Strobbe, rientra a Zekova. Vediamo chi sarà a firmare il punto del set, se Vicenza ovviamente avrà la lucidità di non farsi sorprendere. Attenzione Aricò, buona ricezione, Muri, Sofia Rimattei, difende male ma difende in qualche modo San Vito, che mette palla giù, adesso vediamo un po', niente da fare, anche questo pallone. E adesso attenzione, grande difesa di Zilio, ma Vicenza non può chiudere, può invece contrattaccare San Vito con Elisangela, il muro,
24-21, no, era fuori. Si avvicina a tre lunghezze il San Vito. Attenzione, buona la ricezione, adesso chiudiamo. Niente da fare, niente da fare, San Vito sta uscendo. È buono, 24-22, attenzione. Bisogna avere la lucidità necessaria, Marasulo non chiama ancora minuti. Anzi no, lo chiama. Allora, in battuta ancora Arico, attenzione perché ci sono dolori quando arriva questa signora qui, o signorina. E adesso vuoi vedere se vai a prenderla. Si chiude il primo set 25-22. Sofia Di Mattei porta la firma giusta, bene così. Un po' di suspense ci voleva, ma bene così. Amici e amici della Grande Volley, ben ritrovati. Quinto set, tie break. E intanto cominciamo con un errore. Vicenza 1-0 per San Vito dei Normanni, Puglia. Vengono a Brindisi queste ragazze. Allora ricordiamo la situazione, 2-2 ovviamente dopo i primi 4 set, si arriva al tie break per quello, primo e quarto set vinto a Vicenza 25-22, invece il secondo e il terzo vinti da San Vito Normanni 25-22 e 25-18, adesso siamo sull'1-0 per San Vito, e Vicenza non riesce a sfruttare questa palla, ogni pallone è 3 punti, sì, abbiamo così, intravisto quasi fuori, 2-0 San Vito e vantaggio 2-0. Ricordo, San Vito è leggermente in ritardo in classifica rispetto a Vicenza che è quinta, ma perdendo oggi lascerebbe probabilmente la zona playoff. Vicenza che non ci sta. Pacagnella, eccolo qua, 2-1. Ecco la capitana che trascina le compagne alla riscossa. Vincendo con 2 punti si avvicinerebbe forse a un solo punto la quota salvezza, anzissimo tempo. La battuta poi pesce per Elisangela, fuori 2-2, voleva il tocco la squadra avversaria, niente da fare, 2-2, nuova parità dal 0-2 al 2-2. Popovic, bellissima sua battuta, però riesce in qualche modo San Vito, il muro su Elisangela, poi pesce, muro fuori, 3-2, muro fuori di Vicenza, 3-2, vantaggio San Vito. Vicenza deve rispondere colpo su colpo, brava Muri, bravissima Muri, brava Di Mattei, però brava anche la difesa di San Vito che però in bagher libera, Vicenza può ricostruire, può andare a nuova parità. Sì, Sofia Di Mattei, 3 pari. Sofia Di Mattei al servizio, battuta buona però brava Scillia, quindi pesce, il muro, 4-3, passa vantaggio Vicenza, Muri Murello, ale ale, Muri Murello, ale ale, 4-3. Vicenza uscita dal torpore di annichilimento che aveva presa per un 7,5. Attenzione, no, brutta cosa, Vicenza si adegua, come sta facendo, può andare avanti, avanti con Petia, 5-3. Chiama timeout coach Lore, Cosmo Lore. Allora tie break con Vicenza avanti 5-3, adesso ricezione a Ricò, poi pesce per Elisangela, il punto di Elisangela 5-4. Arico al servizio, Ramona Arico,
senza un solo punto avanti, ma quello che interessa è stare in testa. Tiebreak è così, soprattutto. E niente da fare, questo attacco di Vicentino, ancora Elisangela, il muro fuori, 5 pari. Sull'attacco Elisangela, che adesso sta venendo fuori, la brasiliana sta facendo la differenza in questo tiebreak, questa parte di tiebreak, 5 pari dal 5 a 3. Battuta per la formazione pugliese. Rimattei, Muri, alza per questo pallone, mamma mia, si salva la squadra brindisina, che poi deve subire questo punto di Petja Zecova. Il punteggio per Vicenza, che ritorna avanti sia pure di una sola lunghezza. Pacagnella, capitano del servizio, palla che spiove, sì, giusta, però la ricezione è buona. Elisangela, il muro che sporca, bravissima è stata adesso la squadra vicentina, ancora con Zecco, va, niente da fare, non passa su Scillia, quindi attenzione, Elisangela fuori, sbaglia la brasiliana, ha fatto la differenza prima in bene, adesso in male, 7-5. Cagnella, spiove palla, Scillia, no, il punto di Pesce, brava Valeria Pesce, in questo momento ha sorpreso letteralmente la formazione vicentina, 7-6, poteva allungare Vicenza, non è stato così. Elisangela al servizio, la battuta per questo ultimo punto teoricamente che potrebbe essere per Vicenza, questa prima parte di tie break. Sofia Rimattei, Muri, no, bruttissima alzata adesso. Vai Muri, rifatti un po', eccola qua. E sì, il punto! Ci mette una pezza, c'è che mette una pezza a difesa della formazione ospite, niente a fare, 8-6, cambio campo, Vicenza avanti, più 2. In questo tie break 2-2, ovviamente il punteggio. Si ricomincia 8-6 il punteggio a favore della Minetti Banca Popolare di Vicenza sulla Cella 85 San Vito dei Normanni, provincia di Brindisi, squadra quindi pugliese. Primo e quarto set vinto a Vicenza, secondo e terzo dalle ospiti. Gli arbitri dell'incontro sono i signori, ricordo, Marco Bernovic di Trieste e Rita Bertolini di 4 Castella, provincia di Reggio Emilia. Il muro di Flavia Sirelli, 9-6 più 3. Torna il sorriso, era un po' da tempo che non vedevamo il sorriso in qualche giocatrice vicentina. Vabbè, bisogna mantenere la concentrazione. Adesso grande difesa di Muri, l'attacco ancora vicentino, niente da fare. Poi Scillia, quindi l'attacco, il muro, palla che spiove ancora nella zona difensiva di San Vito, fuori 10-6. Più 4, Vicenza è avanti di 4 lunghezze. Giaragorini al cambio per Muri. Punteggio di 10-6 per la Banca Popolare BPB Vicenza, Minetti BPB Vicenza, sulla Cella 85 San Vito e Normanni, Brindisi. Vediamo un po', tie break, mancano pochi punti alla fine. Vicenza può gestire al meglio questa palla. Giaragorini alza per Petja Zecova, giù! 11-6, vantaggio ampissimo adesso per le biancorosse, che non devono sciupare quello che hanno sciupato malamentissimamente nel secondo set e insomma parte del terzo. Gorini, battuta. È un po' frastornato la squadra ospite, che adesso va comunque a punto con Anusovic. Anusovic, qualcosa che è chiamata Anusovic,
scusate, Anusic. Sani Anusic. 11-7, ma c'è ancora il vantaggio comunque di 4 lunghezze da parte della squadra biancorossa, che intravede un successo importante perché avvicina ulteriormente la quota salvezza. Basterebbe forse un punto, Matteo, praticamente. Adesso c'è un cambio lunghissimo da parte della Cedat. Boh, avanti, sì, ci capiamo. Bene, andiamo avanti. Echevarría, Rosa Maria Echevarría, una cubana nazionalizzata italiana che entra in campo, una giovane. Vicenza avanti, ricordo, Minetti BPB 11-7, mancano 4 punti alla vittoria in questa partita davvero molto bella. Tecova niente da fare, si salva la squadra ospite che però in bagarre deve solo liberare. Vicenza riattacca nuovamente, ancora Petia, il muro, Vicenza ancora si salva a sua volta, belle battute, poi sotto rete, no, un punto in saccoccia per Brindisi, chiamiamolo anche così, che comunque è creduto, perché ci hanno più creduto le ragazze in blu vestite, di blu vestite, rispetto alle biancorosse in questo momento. 11-8, si avvicina la squadra pugliese, 3 lunghezze di vantaggio solo per Vicenza, ne aveva 5, attenzione, Muri, Secova, il muro, 11-9, siamo lì, ogni volta che bisogna essere killer noi non riusciamo più di tanto ad esserlo. 11-9, trovano spirito nuovamente le ragazze ospiti. 11-9 il punteggio, pericolosamente tornata in partita la San Vito Cerat. Niente, non passa Popovic, prestazione sotto le righe. Vediamo ancora, viene chiamata, niente anche questa volta, peccato. Muro vicentino che sporca, adesso Muri cambia, va il muro, 11-10, incredibile, dall'11-7 all'11-10, è la storia che si ripete, si dice così. Tie break completamente riaperto. A Sirelli, niente da fare, la Cedat ci crede, adesso Anusovic, il muro adesso di Pezia Secova, la migliore in assoluto in campo oggi per Vicenza, 12-10. Secova avvicentata adesso da Irene Gomiero. Cambio ordinato a Mauro Marasciulo. La giovane Gomi adesso va in battuta, 12-10. 3 punti al termine per Vicenza. 5 per... Attenzione Vicenza, controlla questa palla. Vai Sofia, vai Sofia, niente da fare. Questa volta non riesce. Bravissima Sofia Arimattei, no, grande salvataggio adesso, brava Popovic, almeno adesso veramente ha fatto una cosa egregissima, ma forse non serve. Attenzione, mamma mia, anche San Vito non riesce più a attaccare e c'è il punto, 12-11, partita infinita. Valeria Pesce al servizio per la squadra ospite. 12-11 in bilico questo tie break. Attacco per Sofia Arimattei, il muro a Sirelli. Sofia, niente, si salva Brindisi che può attaccare. E c'è il pareggio, 12 pari. Mamma mia che partita. Valeria Pesce, mangiato un vantaggio di 5-6 lunghezze Vicenza.
Eccolo qua, 13-12, Brindisi. Sbaglia Vicenza sulla ricezione di Isizilio, 13-12 per le pugliesi. Chiama minuto Mauro Marasciulo, non è ancora finita. 13-12 il punteggio per San Vito dei Normanni, che ha ribaltato clamorosamente la situazione, clamorosamente, meritatamente, ma clamorosamente per come si erano messe le cose. Adesso Vicenza deve pareggiare assolutamente i conti, no, non vi riesce in questo primo frangente. Vediamo Sofieri Mattei, il muro è il 14-12 per San Vito, c'è il tocco. Giusto, giustissima decisione arbitrale. E le 5, dico i 5 tifosi di San Vito adesso stanno esultando. Vicenza sta buttando via una partita vinta mille volte, perché si può perdere, ma eccolo, 15-12 sull'ace, Vicenza butta via questa partita dall'11-7 al 15-12, meritatamente vinta dalla squadra ospite. Mauro Marasciulo, persa l'imbattibilità casalinga che durava da parecchio tempo, questa volta la partita che si può dire buttata via. No, io prendo sempre i bicchieri mezzo pieno e mezzo vuoto. Ci sono delle situazioni che, ad esempio, con Roma eravamo in svantaggio nei tie break e siamo riusciti a ribaltare. Oggi eravamo davanti e abbiamo perso. Então é come gli errori arbitrali, una volta ti viene a favore, una volta ti viene contro, viene l'amarezza, però con questa squadra mai io dico che hanno fatto poco o non sono riusciti. Il gruppo ha dato tanto fino adesso, sono contento, viene valorizzato il spirito. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione è arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più. Con Vicenza Più Freedom Club. Giochi di una volta, un'originale idea regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.